oggi per il ciclo di intervista Sguardi di autore, gli scrittori raccontano le biblioteche civiche torinesi, siamo insieme a Pino Pace. Grazie per la sua collaborazione. Ma grazie a voi per avermi chiamato. Allora, diciamo intanto che è uno scrittore torinese, ma ha una personalità poliedrica perché ha fatto diverse attività. Inizialmente radiofonico, ma anche autore di documentari per la televisione e ha collaborato con testate di cinema ed animazione e inoltre, la cosa più importante per noi, è autore di libri per bambini e ragazzi. Sappiamo anche che ha pubblicato romanzi, ma anche albi illustrati, raccolte di haiku e mappe narrative, e sono stati sia tradotti che pubblicati in diverse parti del mondo, come ad esempio la Cina, la Spagna, la Colombia, la Russia, quindi zone molto lontane rispetto all'Italia, e ha organizzato anche in delle biblioteche, se non erro, dei laboratori di pratica di scrittura e animazione. E parlando dal punto di vista delle storie che lei ha scritto per i ragazzi, sappiamo che ha voluto incentrare spesso l'importanza sul valore e il rispetto degli altri e di quello che ci circonda, quindi ad esempio l'inquinamento ambientale o anche semplicemente convivere, se non meglio coesistere, con le altre persone. E ad esempio tra uno dei libri che abbiamo letto, Tutto per un'oca, è molto toccante, direi. Sì, sì, visto che comincia da Tutto per un'oca. Sì, questo è un libro che ormai ha un po' di anni, anzi adesso addirittura è fuori commercio, è uno di quelli che ogni tanto così vengono tolti dal commercio, ma va bene perché è una storia già di qualche tempo fa. Ed è una storia che a me è nata quando stavo tornando a casa in autobus e ho visto questa grossa oca sulle rive del Po, quindi una storia molto torinese. Anche se la città poi nel libro non viene citata apertamente, però se qualcuno volesse riconoscerla potrebbe riconoscerla. E questa oca che diventa un po' un centro di tutta una serie di personaggi che c'è un ragazzo che arriva immaginato da Nord Africa, affamato, che sa voler mangiare. C'è un vigile urbano che dice che quest'oca appartiene al comune, il proprietario dell'oca che dice che è sua, e la bambina anche che la vuole, esatto. Ecco, la vuole tenere. Sì, ognuno cerca di appropriarsene, no? Invece vabbè. Sì, tu prendo lo spunto da questo libro perché ho letto che appunto parla proprio di questi valori, sì, che no, volete trasmettere, certo, ai ragazzi. Sì, no, ma io penso che quello che deve uno scrittore al suo lettore sia una bella storia. No, quindi secondo me l'unica cosa che dobbiamo ai lettori è scrivere delle belle storie. Secondo me poi dentro delle storie però ci mettiamo molto di quello che ci appartiene, quindi anche le cose che ci piacciono, cui crediamo, no? E queste cose, senza tanto accorgersene, poi filtrano anche in libri, diciamo, meno tra virgolette impegnati, non che quello fosse un libro impegnato Tutto per un'oca, però anche dei libri più leggeri tipo Bestiacce, esatto. Secondo me qualcosina dentro ce la puoi trovare. Ad esempio ricordiamo che Pico Pane è un esperto di archeologia, antropologia e zoologia, invece San Colam è un grandissimo fotografo e fumettista, quindi se noi ci impegniamo riusciamo ad arrivare a vivere queste avventure. E allo stesso tempo ho notato che ricorda i vostri reali nomi, il suo e quello del suo illustratore sono alla fine... Sì, gli stessi sì. Quasi omonimi. No, ma è proprio così. Allora, questo qui è un libro di animali mischiati. Sì. E questo qua davanti è un rinocerocchio, mezzo rinoceronte, mezzo pidocchio. Allora, questo è un libro di cose mischiate, di animali mischiati. Quindi abbiamo mischiato anche le nostre facce con quelle dei protagonisti, sì, perché siamo noi. E abbiamo mischiato, abbiamo fatto l'anagramma dei nostri nomi. Esatto. Ecco, secondo me questa cosa qui del miscuglio, allora se tu mi dovessi chiedere cosa volevi, il messaggio che volevi comunicare con Bestiacce, fa che le cose si mischiano. Io dico, ma no, il razzismo è un bel messaggio, bisogna essere contro il bullismo, io sono d'accordo con te, ma io che non sono uno che cambia la vita delle persone, scrivo un mucchio di storie, ti dico invece secondo me il messaggio deve essere le cose si mischiano, e quando si mischiano succedono le cose stupefacenti, esatto. Ecco, quando le cose stanno ferme non succede niente, quando le cose si mischiano succedono delle cose, basta. L'unico messaggio, se uno ci volesse trovare un messaggio, è questo. I bambini si divertono molto a seguire questo messaggio qua. Questo libro adesso mi ha detto che non so se è la quinta ristampa, l'abbiamo venduto all'estero, ci facciamo il cartone animato, è un libro che funziona molto bene, poi l'editore è piccolino per cui non è Mondadori, non ha una forza enorme, però è un libro che ha quasi 10 anni ma continua a essere venduto molto. Quindi fa una serie cartoon, sì, una serie cartoon, nel senso che c'è lo studio Bozzetto che ha comprato l'opzione, cioè i diritti di utilizzo di questo libro qua, e sta cercando di trovare i finanziamenti per fare i soldi per fare la serie. Ecco, no, ma dicevo dei due personaggi poi in qualche maniera ci piaceva perché nasce un po' anche lì da una specie di equivoco, questi due personaggi, il professor Picopane, che sarebbe il mio alter ego. Ecco, sì. è mezzo matto, è un professore che viene buttato fuori, sì, dalla comunità scientifica, sì, perché esatto, nessuno lo vuole. Sì, sì. Sam Colam, che è il suo scudiero, un po' Sancho Panza,
Don Chisciotte, e non ci vede tanto bene e disegna delle cose. Quindi uno è matto, l'altro non ci vede tanto bene. Il risultato è questo libro qua, che alla fine non è nient'altro che un carnet de voyage, la trasposizione del loro diario di viaggio, no? Che era questo quaderno che tenevano gli esploratori, ma ancora adesso ce l'hanno quelli più accorti e intelligenti, secondo me, perché la macchina fotografica ci riprende, riprende tante cose, ma ci sono tante cose che sfuggono. E sempre ricordando i suoi vari testi, tra cui le mappe narrative, ha scritto anche una raccolta di haiku, però concependo il rapporto tra la persona e la bicicletta. Sì. Quindi l'haiku, ricordiamo, è una composizione poetica di tre versi ripresa dalla tradizione giapponese. L'haiku è una poesia vera, seria, importante in Giappone, molto praticata, sì. Antica. Però io quando l'ho conosciuta e l'ho trovata congeniale, una poesia non semplice, non complicata, diciamo. Però perché servono sette sillabe. Allora, se voglio, l'haiku è fatto in questa maniera, sono tre versi, quindi tre righe, non c'è titolo, non c'è rima, e sono 17 sillabe totali, che sono suddivise in tre. In tre, nei tre versi in 5, 7, 5, ecco, totale 7, 17, 5, 7, 5. 5, 7, 5. Ah, ecco, 5, 7, 5. Non ti sbagliare per no, no, no. No, allora, però questa cosa qui, che può essere considerata quasi un numero magico, no? Secondo me è importante, ma soprattutto con i bambini, perché io ogni tanto un po' sadicamente entro nelle classi e dico, oggi sono venuto a parlare di poesia. Immagina te, voi, una terza media, che arriva uno con la barba e dice, oggi sono venuto a parlare di poesia, tutti si preparano al peggio. Devo dire che invece questo sistema di idee funziona molto bene, perché se io ti dicessi prova a fare una poesia, tu ti sforzeresti di essere poetica, come faccio anche io, come facciamo tu. Secondo me quella è la strada sbagliata. Invece l'haiku è di buono, ma che devi contare le sillabe con le dita. 5, 7, ce lo fai. Un gatto nero, 5, in candeggina fini, 7, un gatto bianco, ecco. Quando i bambini cominciano a fare così, in biblioteca, 5, ci sono tanti libri, 7, li leggo tutti, 5. Questo è un haiku, piccolo, minuscolo, che non fa morire. Però se un bambino ti inventa questo haiku qua, lui dice, caspita, io so fare una poesia. E quindi viene stimolato a farne altre e non smette. Sì, e poi di buono c'è che tu questo numeretto 575 lo impari in un attimo e poi che ne sai quando lo usi? È vero. Magari. No, però ce l'hai, cioè, fa parte del tuo patrimonio. È quello che culturale. Ti dicevo, cambiare la vita delle persone. Secondo me facciamo lo sbaglio è cercare di cambiare tutta la vita delle persone, ne cambiamo un pezzettino. Ma se io vado in una classe e ti faccio 5-7-5, ti spiego che cos'è una poesia giapponese, tu la sai fare. Ogni tanto, secondo me statisticamente, una volta ogni due classi, hai un bambino e una bambina che ti tirano fuori delle cose che ti lasciano di sasso. Perché gli haiku sono poesie vere, non sono poesie finte. È come, perché c'è una metrica. È un ordigno vero, cioè può funzionare molto bene, ti lasciano a bocca aperta. Magari è stato studiato proprio questa metrica perché sanno che emotivamente suscitano. Non lo so. Questo non lo so neanche io. Però no. C'è un meccanismo cognitivo che. Sì, no. No, ecco, è quello che stavo dicendo sul fatto: il fatto di contare. Distrae molti, ai bambini piace tantissimo, si mettono a fare così e poi dopo un po' stanno così. Sono più bravo di te. E quando finisce l'ora e mezza ti vengono dietro e fanno, aspetta, c'è ancora uno da dirti che io mi sono dimenticato. Perché questa cosa qua ti distrae, allora tu devi scrivere una poesia, diciamo come la scriviamo noi, devo essere poetico, ti sforzi, quando ti sforzi non, di solito non riesci a fare niente. Invece li stai contando, ti distrai, mentre ti distrai la poesia fa il suo lavoro, il suo sporco molto lavoro. Bello. Molto bene. No. Invece, riprendendo il concetto appunto della biblioteca come patrimonio, ricordiamo, lei intanto è stato uno studente, avrà usufruito delle biblioteche, avrà utilizzato il patrimonio bibliotecario, non so, per i suoi studi, sì, quindi sì, intanto sì. Lei è un frequentatore, sì, ecco. Sì. Sì, no, ci passo spessissimo in biblioteca, ma un po' nelle biblioteche, insomma, allora abbiamo anche una biblioteca piccola, però molte volte vado lì anche a scrivere. No, Pennac diceva che si entra, lui diceva in libreria come si entra in farmacia, no? Si entra col ragazzino, con la lista dei libri, come si entra con la lista delle medicine in farmacia, e ti dice guarda, questi libri qua, come le medicine, fanno schifo, ma te li devi leggere per il tuo bene. Le medicine fanno schifo, te li devi prendere per il tuo bene, ecco. In biblioteca certe volte manco si entra. Si ha quasi paura di si entrare, ha quasi paura, sì, e ecco, vengono considerate anche come delitto, quasi, sì, un posto che magari non ci riguarda. Invece secondo me
quando dicono ci sono tantissime cose di fare promozione della lettura, io la promozione della lettura la faccio in tutti i giorni. Secondo me la cosa base è prendere un bambino, ma quanto più piccolo, e metterlo a contatto con i libri. Che è una stupidaggine, fa, ma non è che l'ho pensato io per più. Però certe volte manca proprio questo. Se tu vai nelle scuole, ci sono scuole dove non c'è un libro. No. Ma veramente. Cioè i bambini si portano i libri nello zainetto la mattina e poi se li riportano a casa il pomeriggio. Nelle scuole se tu vai non c'è un libro. Uno. Oppure ci sono dei libri ma che sono più vecchi di me. E quindi non sono neanche attraenti. No, non sono attraenti, sono tenuti malissimo, sono una catasta di roba buttata. Così nessuno che te li racconta, nessuno che te li fa vedere, niente. E queste cose qua sono controproducenti. Quindi promuovere e dare anche un finanziamento alle scuole, alle biblioteche. Sì, ma finanziamento pure comunque, a parte, il finanziamento secondo me è importante. Si spendono tanti soldi in stupidaggini, potrebbero anche spendere nelle biblioteche per fare attività intorno alle biblioteche, quindi questa cosa non ti dico di no. Ma certe volte è molto semplice, basta anche portare i bambini dentro le biblioteche, invogliare le scuole, le famiglie, fare delle cose dentro la biblioteca. Dentro la biblioteca. Dentro la biblioteca, a contatto con i libri. Se tu prendi un bambino e tu lo lasciassi qua dentro, adesso qua forse ci sono, no, è tutta roba per adulti. Non siamo in sala ragazzi, no. Se tu prendi un bambino, lo porti in sala ragazzi e lo lasci abbandonato a se stesso, quello cosa si mette a fare secondo te? Iniziare a leggere, a sfogliare, a toccare. Però devi dargli questa opportunità. Se tu invece lo metti, l'altra sera sono andato a mangiarmi una pizza, c'era una bambina che trovava davanti uno schermetto così, è rimasta tutta la sera attaccata davanti a questa cosa qua, perché i genitori chiacchieravano per i fatti loro. Non lo so, ma io non sono contro gli schermi perché per il mio lavoro... Io ormai grandi, sì. Me li ha portati, li portava. Come no? Sì. Io ci ho lavorato tanto in biblioteca, soprattutto mia figlia piccola, quando era piccolina, diceva... Lavoravo con le classi, dicevo, ascolta, adesso tu hai fatto merenda, hai fatto pipì, papà deve lavorare, allora o stai con noi, con i bambini, oppure te resta qua per i fatti tuoi. Lei si stendeva sul tappeto, si leggeva tutti quanti i libri, alla fine facevi un po' fatica a portarla via. Ecco, quindi è un bellissimo esempio. Ma sì, perché alla fine è così, non cioè ci va, è un po' tutte e due, un po' deve essere una soffice imposizione, no? Sì. Però anche cogliere il fatto che ci deve essere questo incontro qua, bambini e libri. Poi i bambini cambiano, diventano ragazzi, diventano adulti, quindi il loro rapporto cambia, ma è un po' come il discorso della poesia. Quando tu ce l'hai dentro. Sì, magari esce, poi quando sei adolescente non te ne frega niente, fai altre cose, però poi magari in una fase della tua vita, che ne so, devi prendere un treno per andare a lavorare, ti porti un libro e te lo leggi. E questa cosa qui, secondo me, gli hai cambiato già l'esistenza. Però è una cosa... Poi un'altra cosa, lo dico spesso questa cosa qua, è vedere i genitori che leggono. Perché spesse volte... No? Sì, l'esempio sì, però deve essere disinteressato. Cioè loro devono vederti leggere e non bisogna imporre al figlio le stesse letture, no, perché no, è inutile. Le letture dei figli devono essere libere, ma per quello che servono le biblioteche più che le librerie. Anche le librerie, quando vai in libreria con un bambino, tu non puoi fargli leggere. Ah, prendiamo dei libri di qualche editore bellissimo, che sono bellissimi, Orecchio Acerbo, Topi Pittori, queste cose qua. I bambini certe volte non li vogliono, vogliono le cose colorate, le fate, i cosi, supereroi. Ecco, secondo me bisogna passare anche da lì. Se lo scelgo, lo scelgo. Leggere, poi sì. Però dirà, tu le scegli uno di fate, io poi te lo dirò da un altro che piace a me. Esatto. Prova a vedere un attimo. Non è detto che preferiscano l'uno all'altro, però devono un po' assaggiare tutto. E farsi il loro gusto, e il gusto ognuno se lo fa di per sé. Allora, riprendendo il concetto del gusto, lei prima di essere uno scrittore è anche un lettore, quindi una curiosità, qual è quello che legge di più, lo stile, non so se ha un genere, e non so, un libro, un qualcosa che ha scoperto in biblioteca e dica e ha detto, ah, interessante, allora da lì ha iniziato a seguire l'autore, non so, magari personalmente... Ah, non me ne ricordo neanche uno, no, ma ne ho scoperti tantissimi. Però cosa legge di solito? No, leggo qualsiasi cosa. Di tutto? Sì. No, allora, secondo me per questo lavoro qua bisogna essere veramente onnivori. Perché adesso ti posso dire quello... si hanno diversi... Sì, quello che sto leggendo adesso. Adesso sto leggendo Jeffrey Deaver, che è questo scrittore americano che io non avevo mai letto, però l'ho conosciuto 2 settimane fa in Sardegna, perché sono andato a una rassegna che si chiama Florina Sin Giallo, dove si parlava di gialli. Io ho fatto degli incontri con le classi e c'era lui. Allora ho preso un suo libro e me lo sto leggendo adesso, per dirti. Quindi non ha un libro particolarmente affezionato, dice questo. Ma anche lì ne ho decine. Ah, ne ha uno che così concludiamo e diamo questo titolo, o più di uno.
Facciamo uno per gli adulti e uno per i ragazzi, anche Oh uno dei no, suoi. guarda che è difficile davvero, ma non perché ce ne sono così tanti adesso. No, guarda, adesso io mi sono letto un libro che mi è piaciuto tantissimo di Norman Yates, che è uno scrittore americano, che era stato pubblicato negli anni 60-70 da Gazzetta con un titolo che si chiama I non conformisti, è un romanzo. E adesso invece l'ha ripubblicato, mi sembra, Minimum Fax. Revolutionary Road, quello ci hanno fatto anche un film con DiCaprio, lo sai, ed è un libro fenomenale, Fenomenale. fenomenale. Per bambini e ragazzi, cosa ho visto ultimamente di bello, interessante? Ah, avevo preso questa storia di Amundsen, che è questo esploratore del Polo Sud, illustrato, forse era Sempre proprio pittore, non mi ricordo l'editore. inerente all'esplorazione, Ah, sì. scoprire, No, quindi no, il questo è. concetto di conoscere. Diciamo che abbiamo avuto diverse informazioni e anche questa voglia di andare a leggere nuovi titoli, nuovi autori che magari finora non conoscevamo. Quindi grazie ancora a Pino Pace, grazie per aver collaborato con i ragazzi del Servizio Civile e con le biblioteche civiche torinesi. Grazie a voi. Grazie. Grazie a te. Cosa devo fare? Andiamo al sotto? Ok, ai covetti. Però. Però, non so, secondo me è un lavoro per cui devi avere tantissima passione, se no rischi di farlo male. E l'idea di farlo male.